Buonasera, questa sera volevo dare a tutti quanti un po' di risposte sul nuovo Optimus Dual prodotto da LG. Il primo, come sappiamo tutti quanti, il primo cellulare con dual core inserito dentro, 512 MB RAM, 8 megapixel e registrazione Full HD, che è il primo in assoluto. Allora, tutti quanti si chiedono se questo è veloce, se funziona veramente come dovrebbe e se è sviluppato bene. Allora, inizio a dire. La sua homepage di natura simile al TouchWiz 3.0 non è molto reattiva, ma se andiamo a mettere qualsiasi altro tipo di launch, ad esempio in questo caso ho messo il launcher, però potremmo vedere quanto è veloce. Ad esempio, andiamo a vedere questo sfoglio, guardate come sfoglio tranquillamente le pagine e va avanti da solo, non ha il minimo rallentamento. Hanno fatto davvero un lavoro ottimo all'LG, nonostante la versione di Android non sia definitiva, infatti è la versione 2.2.2 e noi attendiamo tutti quanti con gioia la 2.2 o la 2, scusate, la 2.3 o la 2.4. Come possiamo vedere, adesso vi faccio vedere quanto è veloce internet. Adesso sono connesso in wireless, ma comunque la velocità in 3G comunque è velocissima. Andiamo a vedere qualche immagine, magari una cosa che conosciamo tutti, che ne so, un gruppo musicale. Andiamo, guardate come carica subito l'imposta la pagina, meglio di un computer, praticamente. Andiamo a aprire le immagini, vedete come renderizza tutto al meglio, in maniera molto veloce, vabbè, meglio di un computer, quasi quasi. Oltretutto con la risoluzione che porta potrebbe essere quasi paragonato a un tablet, ma questo è un po' esagerato. Ok, possiamo uscire dalla parte internet e vi faccio vedere, per gli amanti della parte ludica, qualche videogioco. Ho qua a disposizione Samurai 2 e PES 2011, quindi se vogliamo dare un occhio, intanto metto Samurai 2, il suo lavoro è svolto benissimo, c'è scritto appunto sopra, potenziato da Nvidia. Andiamo su Resume e andrò un po' avanti. Eccoci qua. Bello graficamente, non ha scatti. Il touch è davvero ottimo. Bisogna riconoscere questo lavoro. Oltretutto, lo schermo è fatto in Gorilla Glass, quindi non ha problemi, è molto resistente. Ok, usciamo dal gioco e torniamo alla nostra homepage. Vi faccio ammirare anche PES 2011, vabbè, qui verifica della licenza, se lo metto un attimo, e vai, è pronto per giocare. Faccio vedere la grafica, che è molto accattivante. Sto girando il video con il mio vecchio LG Optimus One, che devo riconoscere che come serie è davvero buona. Questa della Optimus LG ha fatto dei buoni lavori. Come potete osservare, non ci sono rallentamenti di nessun genere, il gioco è molto fluido nonostante la grafica sia davvero bella. Ok, andiamo fuori. Ciao, andiamo al menu principale. Come potete aver visto, questo cellulare è veramente rapido e attivo. Se volete poi farò anche una recensione per la parte fotografica. Io guardo 8 megapixel col flash LED, un flash molto buono, non è un flash di quelli a bassa qualità. Galleria velocissima e tutto il resto pieno delle potenzialità. Tutto quanto sta nel fatto di voler un minimo prendere un secondo per poter personalizzarlo a modo proprio. Ok ragazzi, ringrazio la visione, grazie e buona serata.